Possiamo andare? Quando andate volete pure. Ok. Bella. Vediamo se sono giusto. Oh, ho anche azzeccato le posizioni, sì, mettendole a caso. 3, 2, 1. Sì. E quindi abbiamo allora da un lato Simon che vuole tenerlo bello a distanza con il giocare con i suoi proiettili, la sua costa chilometrica, e dall'altro uno che comunque può giocare con i proiettili, un riflettore buono, quindi poi è abbastanza neutrale da quel punto di vista, ma può anche giocare da vicino perché ha delle belle combo, delle ottime mosse. Ha già accumulato un vantaggio abbastanza abbondante su Simon. Sì, probabilmente appunto dovuto al fatto che può giocare molto da vicino, dove Simon è più debole. E in ogni caso, infatti lo vediamo che ha comunque difficoltà. Adesso deve recuperare, riesce col back air, regrabba qui col forward tilt, sta provando a tenerlo lontano, ma comunque Wolf riesce, tra i salti, anche il suo proiettile riesce a tenersi a sempre ad entrare, comunque qui il fail anche con il riflettore, comunque sì, il riflettore per bloccare, non ha rimandato indietro la ha perdiato. Cosa è successo? Sono stati tipo due perdi di qui, up smash, provo a uccidere, niente da fare. L'acqua santa non ho capito cosa è successo, credo gli abbia riflesso la croce. Dite a Matti di non spammare Neutral B. Io gli direi di spammarli ancora di più. Prende la prima stock, nonostante percentuale. Ha un sacco di raid, adesso tipo col forward smash penso uccida. Powership. Ah, prova con l'up tilt, niente da fare. Troppo colpisce troppo in alto, Wolf è troppo basso. E quella credo sia la situazione ideale per i Belmont, che quando hanno esattamente l'acqua santa lì. Per coprire, credo coprano tutte le opzioni meno la roll, forse la roll se ad alte percentuali ha tanto starting lag. E qui intanto vediamo che prende lo stock. Le percentuali non sono neanche così tali, così tanto diverse. Sì, alla fine abbiamo visto che si riprendono in fretta. Cioè gli fanno 9% col laser. Abbiamo uno spam da lontano da parte di entrambi. Ironicamente quello che sta avendo il vantaggio in questo spam è Wolf. Non so neanche troppo quanto ironicamente, perché comunque il laser di Wolf ha proprietà molto diverse da quello di Fox. Boh. Sì. Sì, cioè ha un hitbox, ha cose. Però ecco, adesso siamo nella situazione di Edgar, che è un'altra di quelle situazioni in cui i Belmont sono qui il forward throw, ma non riesce a prendere la kill. Appunto, dicevo, i Belmont sono forti. E qui purtroppo la recovery. Ha sbagliato l'angolo, credo. Cioè, era tanto in alto, non ho capito perché ha fatto la B lì. Sì, infatti. Ma credo abbia fatto un angolo. Non si aspettava quell'angolo e sperava di arrivare direttamente all'edge. Qui la B out of shield, che è forse la sua mossa migliore per lanciare togliersi la pressione. Mantenere la distanza. Oh, è riuscito a tornare, non pensavo morissi. Qui Bear prende il salto, lascia, niente da concludere. Davvero, la sbarra la cava bene con quel... è pericolosissima. È aspettato troppo il down smash per prendere la kill. Abbiamo un vantaggino da parte della sbarra. Sì, diciamo che comunque. Ah, sì, tra l'altro se rifletti lascia fa esattamente la stessa traiettoria al contrario. Ah. Non è che tipo la rifletti orizzontale. No, farà sempre quella stessa. È coerente. Farà sempre quella stessa traiettoria. Tra l'altro lascia passa per le piattaforme, passa dove le pare. L'avvio. Hai fatto di AI. Volano cose, senza criterio. Oh, il down tilt, bello. Prova a settare per un edgeguard, ma il 6B è molto pericoloso di Wolf perché può. Il back air. Dal nulla bello, è uscito quel controllo. Back air. Comunque Mattia ha giocato bene, non è piaciuto come ha giocato. Peccato per quella recovery. A volte fa di questi errori. Sì. Che si uccide da solo, però per il resto. Sì, cioè, vediamo che comunque. Mi ricordo i primi tempi in cui provavo a fare down throw 6B e. Con Green Ninja. Con Wolf tu facevi DI esterno e lui si suicidava. Bisogna. Forse è una strategia. No, sì, però tu le facevi a percentuali troppo alte.
Yoshi Story. Comunque appunto Mattia è migliorato secondo me moltissimo rispetto ai primi a un mese fa quando, quando giocavamo ancora, quando giocavo ancora abbastanza con lui online. Sì, mi è piaciuto, ha mantenuto abbastanza il controllo dello stage, non si è, sai, non si è buttato addosso a Simon provando contro il muro di proiettili, ma ha detto ok, sparo il mio proiettile anch'io, ti faccio 9% a colpo. Sì, infatti, tanto sei gigante e lento, quindi ti colpisco. Boh, quei proiettili, a parte che non sono neanche troppo facili da prevedere, perché comunque partono abbastanza veloci, sono anche veloci. Oddio, in realtà l'ascia non è veloce. No, parlo delle Noi volevamo fargli vedere le nostre belle facce. Si va di acqua santa in testa. Sì, sta usando un po' di più l'acqua santa per provare a bloccarlo. Tu fossi sapere queste cose, essendo praticamente un PK Fire. Ma di questo ne so qualcosa. Beh, ci sono queste situazioni che si potrebbero evitare. Credo che sia rimasto senza salto e non se ne sia accorto. Ed è morto, quindi ha preferito morire subito anziché sprecare tempo con una recovery che non sarebbe tornata. Però c'è da dire che si è bilanciata la cosa. Si è bilanciata la cosa, perché sì, allora i Belmont hanno molti problemi a tornare perché la recovery copre una distanza piuttosto bassa. Sì. Quindi hanno bisogno del salto, hanno bisogno assolutamente del salto. Oppure usano gli aerial che invece quelli hanno distanze assurdi. Chilometri. Dash Attack è una bella mossa. Tra l'altro il Dash Attack sullo scudo passa attraverso, quindi fa crossover. Ah, quindi cioè non è neanche punibile. È difficile da punire. Cioè se lo spazi bene, se lo spazi bene fa crossover. Qui prova a coprire la piattaforma alta e giustamente Mattia è andato basso. Ha letto questo tentativo di Edgar. Nair pensa di essere Fox, fa Nair e Forward Smash. Vediamo che effettivamente nelle... Oh, la Pair ha ucciso. La Pair lo tira fuori. Nelle situazioni in cui riesce ad avvicinarsi, Wolf accumula dei bei danni. Sì, beh, comunque appunto i Belmont, come abbiamo detto, hanno difficoltà con quando ti stanno tanto vicino. E non sono in svantaggio di frame, nel senso, lì era vicino sì, ma era costantemente in hit stand, quindi anche se è vicino, se non può fare niente non vuol dire nulla. L'acqua santa lo blocca, c'è un trade. Down smash uccide dall'altra parte dello stage. 1-1. Ecco. Con un leggero vantaggio della sbarra. Gli ha preso il salto, ma riesce a tornare lo stesso. Ottimo. Sì, adesso il vantaggio si fa sentire un po' di più. Invece perché. Ecco. Questa era l'edgeguard di tipo Simon. L'edgeguard da manuale per i Belmont. Sì. Ricordo sempre stessi di prima, che però non si ricorda. Final, Lucky Story, perché lo slop penso gli dia problemi con l'acqua santa, sì. Non ho sentito Laila. Ho sentito un Laila o no? Sì, Laila. Hai bannato Laila, ok. No, perché... no, non bannare Laila. Qui Belmo secondo me può essere pericoloso come scelta. Però sono scelte. Le rovine! Si sceglie sempre la host d'obbligo, You Will Know Our Names, e... non mi ricordo. Ecco, Engage Nieni, il brano che ho sbloccato ieri. Cosa? Ieri ho sbloccato, sto giocando a Smash, ho sbloccato Engage the Enemy su Wild. Di cosa? Di che gioco? Xenoblade Chronicles, bestia di sangue, non l'hai giocato. No. E no, lo compri nel negozio e lo sblocchi. Diventa Donkey Kong da parte ancora più un gabung. Stavolta ricordiamoci da cavernicolo messo a scimmione. Tra un po' prende Olimar e diventa una pianta. Ma si è regredito proprio nell'evoluzione. Sì, sì. Prossimo DLC ci sarà un batterio. Un batterio di Smash, così la sbarra può avere un altro main.
si parte di mazzate con Donkey Kong. Sì, della combo. Adesso probabilmente ha visto che non è non è così divertente giocare in quelle situazioni con i Belmont, allora. 1-0. E abbiamo quasi uno 0 to death, però sì. 1-0 cosa? Ah. Sì. Il risultato sono 1-0. Ah, no, credo siano 2-0. Vabbè, non hai aggiornato il risultato, sei no, sono un maiale. Sei inutile. Ricordiamo che questi match sono best of 3, best of 5. Best of 5. Ho fallito in tutti i sensi. Beh, comunque sei in winner final. Davvero? Credo. No, non è possibile. Vabbè. No, sei in winner. No. Sì. Sei in winner. Ai. Che pressure. Nel frattempo non stiamo commentando. No, cosa... però. Secondo te perché ha scelto Donkey Kong? Perché non, perché non voleva, perché era troppo, secondo me era troppa la pressione di giocare da vicino coi Belmont. Secondo me perché vuole fare il tamarro. Può darsi. E usare gli scimmioni. Non che i Belmont. Quindi Belmont, Donkey Kong. Poi cosa c'è? Ganondorf. Conta come scimmione. Boh, sì, no, abbastanza. Meglio più maiale. Donkey Kong non muore, non vuole morire. 175% a che col max rage. Probabilmente avrebbe ucciso anche a sì. 60 da quella sulla piattaforma. Sì, tra l'altro l'ha ucciso praticamente un stage in realtà. Adesso è morto. Vabbè, era 175, ci stava anche morire. Adesso Sbarra è anche un molto po' bravo di up-tilt a prendere questi. Sbarra diciamo che è molto bravo, punto. Sì. Esattamente. È molto bravo. Però nel dettaglio sa anche fare bene questi parry. Sì. Che uno dice boh, escono a caso, ma è... oh! Eccolo! Abbiamo un fair che io che pensavo fosse una spike, invece no. Però l'effetto è stato quello. Avete concluso. E quindi è finita così 3-0. Finisce 3-0 per la sbarra. Come avessi? Ma guardo